Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo appuntamento con Dragon Ball Z Dock and Battle in un nuovo video. Siamo signori 100 stone per questa Golden Week. Il ritorno della saga di Cell, un sacco di personaggi, abbiamo il nuovo Goku, Gohan, Cell, tutte quante le forme, due nuovi personaggi con nuove meccaniche, bellissimo, bellissimo. Un Dock and Fest bello. Beh, quando si tratta di fest di questo calibro, guarda, sì, è bellissimo. Poi abbiamo anche dei personaggi comunque interessanti, perché sono due banner veramente interessanti. Questo con Goku che cambia con Gohan, più il Cell absorbing, come si può dire, questa meccanica, insomma, che si trasforma attraverso l'assorbimento degli android, insomma. Ci mancava ovviamente il Cell base che va fino a full power, insomma, fino al perfect Cell, mancava questo. Abbiamo sempre il Cell che va perfetto, il Cell che rimane Cell, il Cell seconda forma e cioè abbiamo tutti i Cell tranne che questo. Quindi adesso abbiamo completato la saga di Cell, abbiamo finalmente anche il Goku che manda avanti suo figlio e oddio, mi viene un dubbio, non è che la meccanica cambia Gohan e poi dà il senso a Cell? No, perché sennò veramente allora a quel punto vado su direttamente sul banner di Cell, non lo voglio Goku per nulla. Comunque vabbè signori, oggi è domenica, abbiamo anche da farci la Queen Summon, quindi ci faremo anche quella. Abbiamo 100 stones che ho raccattato in tutti quanti gli eventi possibili, fra Ezza, e poi è uscita anche la cosa del GT adesso. Insomma, un po' di roba è uscita, quindi poi vi ho regalato 30 stone, 20, non me lo ricordo, insomma. Poi sono riuscito a fare anche le Dragon Ball Infinity, quindi un po' di stone ce l'abbiamo fatta, 100 tonde tonde per questo Duel Fest. Io spero di trovare almeno uno di questi due personaggi, signori. Ovviamente abbiamo anche diverse coin da utilizzare anche nello store del Baba, però come dico sempre ogni video me le tengo per il prossimo anniversario, quindi vediamo quanto riusciremo a fare d'ora in poi, perché comunque tutti questi banner che stanno arrivando adesso, signori, ci tolgano stone dall'anniversario. Però sono personaggi troppo belli, non puoi dire di no, non puoi dire di no a questa roba, Dio. Comunque partiamo signori, questo Goku io lo vorrei tantissimo. Goku, Exchange, Gohan, è bello. C'è anche questo Vegeta AGL che sinceramente non è mai, mi piace un botto, però mi piaceva di molto di più il Vegeta che c'era insieme al Dual Fest con Cell seconda forma, quello che fa il Final Flash, Billy, cioè, mi sa che c'è anche qui, vero? Ok, lui ce l'ho full power, full ability, non lo voglio assolutamente, no, eccolo qua, sì, lui vorrei, lui è fantastico, il Super Vegeta, lui potrebbe portare ad ability buono perché c'ha la mossa speciale insieme a Gogeta, ok, Majin Buu, no, quello ce l'ho, questo Majin Buu mi sembra ce l'ho, Videl buono, Gohan ok, e so che dovrebbe arrivare anche il Gohan, Ultimate Gohan Ezza, quello STR, sarebbe fantastico, lo voglio, assolutamente sì. E questi comunque sono i personaggi, poi giù abbiamo tutto quanto il resto che non ci interessa. Dal banner invece di Cell, signori, anche qui personaggi interessanti, però anche qui mi fanno paura. Preferisco comunque cioè come personaggi secondari preferisco quello di Goku Gohan. Questo bello, questo serve qui, absorption fino a tutte quante le forme, perfetto, è bellissimo. Sarebbe da provare assolutamente, anche se non lo prendo adesso sarebbe da provare come friend. Abbiamo C16 insieme a C18, bellissimo questo personaggio qua, carino. Non lo voglio vedere, non ve lo sto neanche a spiegare, ce l'ho 3000 lì. E loro mi mancano. Non ho né la LR né questa qua, quindi sarebbe buono. Janemba che si trasforma è bellissimo, mi manca, lui ce l'ho. Anche lui porterà ad ability, lui mi manca. E giù personaggi secondari che ci fanno veramente pena. Io a questo punto ho 100 stone. Io vediamo un attimo, perché sono comunque quelle scontate, adesso non so se sono 35-40. Io vediamo se succede su Goku, altrimenti partiamo, magari facciamo una o due, vedremo, non lo so. Prima partiamo un po' con i ticket, riscaldiamoci, guarda che stronzo, sono riuscito a non fare l'accesso per un giorno. Quanto sono stronzo. Vabbè, ci facciamo una multi più qualche singola, che ci può fa? È così. Vediamo un attimo, attenzione! No, è Gohan con piccolo. Ah! Ma è perché si sa, il babbo di Gohan è piccolo, non è Goku. Purtroppo è così, la cruda verità. E che ci può fa? Vediamo un attimo, non credo ci sia niente, shaftata sicuramente, perché vedrai né guarida né cose speciali, animazione con Gohan e basta, non vuol dire nulla.
Se c'era Krillin allora sì. Però in questo caso mi sa che è shaftato. Vabbè. Vabbè. Torre Giante Hip. Lo buttiamo. Abbiamo Majin Buu e C18 e non si trasforma, quindi probabilmente sarà un R. Ah, SR. Master Roshi. Wow. Goten, Gon, Majin Buu. Che vuol dire? Niente, credo. Potrebbe però, si è trasformato, 2. Comunque l'altra settimana qui ci trovai la LR di Goku, che ho già portato, cioè ho già preso le medaglie, devo portarlo a God, devo farlo portare a Tour LR e tutto il resto, lo preveremo in un prossimo video, signori, ho un team anche per lui. Vegeta! Niente. Figurati, si trasforma in una singola di quelle con i ticket gratuite. Figuriamoci, l'altra volta l'ha fatto, però. L'altra volta è venuto Vegito Blu, veramente, fantastico. C'è l'animazione, non mi ricordo che c'era Gohan e Piccolo più addirittura la il Potara. niente. Jace, vabbè, andiamo avanti, no? Dai, 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 voglio pullare su Goku, Gohan e Cell. E ci proviamo probabilmente entrambe, dai. Ecco, una Sharagoa, no? C'è Piccolo da solo, niente. Comunque ho visto qualcosa anche sul Giappone, stanno uscendo anche personaggi. Ritorno di Radish, a quanto pare. Interessante, interessante. Ci sono tanti rumors anche per il film. Beh, staremo a vedere. Staremo a vedere. Io lo dissi anche in un vecchissimo video di Dokkan. Radish, personaggio che hanno fatto sparire troppo presto. Cioè, cavolo, fratello del protagonista, dagli un po' più importanza, no? Più importanza. Hanno fatto sparire dopo quanti? 4-5 episodi? Ma più rivisto se non nel film da bambino, perché ero nel tempo. Se tornasse davvero Radish avrebbe senso, sinceramente. Probabilmente non sarà lo stesso lui, ma almeno rivedremo Radish. Vabbè, signori, multi summon della weekend summon buttate. Proviamo. Dunque 35 siamo a 70. No, non ce ne rientra un'altra. Quindi o ne facciamo due qua o una e una. Dai, vediamo un attimo cosa succede con Goku e Gohan. Dove ho messo Goku? Io ci devo provare con Goku Ultra Istinto Mastered. Ci provai anche tempo fa in live per l'anniversario per Gogeta. Ci riproviamo adesso. Dai, l'unico portafortuna di Dragon Ball che ho in questo momento a portata di mano. Animazione! C'è troppa roba. Fermi. Kamehameha, ok, ma è... Va bene, terzo livello, ok. Waste Animation, ti prego, non ho mai visto la Waste Animation. Era, sarà proprio di no. Ma, a caso, non avevo capito cos'è. Ok, Rekum. Goku. Ariel. Paura ragazzi, paura. Perché queste SR inutili? Perché? Sì, è che è Pandel. Oh mio Dio. Non ci siamo per niente, non ci siamo per niente. Io non so se adesso continuare a pullare qua oppure a fare là. Io non lo so se provare in un'altra qua, rimanere con 25 stone. Dai, sicuramente probabilmente andrà anche un po' in drop grossing. Almeno 7 stone le prenderemo nei prossimi giorni. Quindi poi c'è altro da fare, altri 20. Quindi almeno una multi su Cell la faremo. Io punto ancora su Goku.
Punto ancora su Goku perché il banner, oltre a essere Goku e Gohan, personaggi formidabili, è migliore anche su quanto il banner per quanto riguarda i personaggi mi servirebbero. Quindi dai, di nuovo. Allora, o Wiz Animation o ti devi trasformare in Vegito, cioè utilizza quel cavolo di orecchini. Il laser rainbow, però è... Ma Wiz Animation arriva anche con Super Saiyan 3 o... Non... Ha laggato un zinzinnino, ho avuto paura sinceramente, pensavo arrivasse davvero Wiz. Allora, C19, Vegeta GT, Majin Buu. Lui mi mancava, ok. Mi mancava. Ma perché sta qua? Perché sta qua? Che c'entra lui? Siamo nella saga di Cell. Non dei The Cooler lì. Trunks. Vabbè. Credo ve l'ho portato a full ability a questo punto, questo Ultimate Gohan. Insieme a Piccolo. Credo di averlo full o ability 3. Ah, peccato, cioè, peccato. Niente da fare, niente da fare. Ci ritorneremo però perché è un'ottima opportunità, sono due personaggi fantastici. Le vorrei, se non ora, prima o poi vi avrò. Tutti gli altri personaggi passati di banner degli anni scorsi li ho avuti, quindi non siete da meno. Perché gli ultimi Cell e Gon che c'erano li ho fatti anche full ability, ok? Ok, quindi sì. Veniamoci intanto i coin. Tanti questi. Mi finisco tutta quanta la saga del GT. Così avrò anche almeno altri 10 stone. Sapete cosa? La faccio subito, quindi... A tra poco. O fra un po', insomma. Vabbè. Perfetto, signori, abbiamo concluso l'ennesimo stage della Dragon Ball GT Saga. A questo punto sì, abbiamo di nuovo 35 stone. Possiamo andarci a fare l'ultimo pull nella multisummon. Dio buono, accedi alle missioni, no? Oddio. Possiamo fare un'ultima summon su Cell. 35 stone per un giro sul banner di Cell. E ho paura. Oppure perché ci sono dei personaggi, oh my god, però dai. Dopotutto i personaggi secondari sono abbastanza, cioè non devo per forza prendere Gohan, no? Cioè, posso prendere qualche altra cosa, giusto? Oh no. Quindi dai signori, una multi anche su Cell. Questo qui ragazzi è brutto come banner perché qui o prendo Cell o prendo Caulifla e Kale, C16 e C18, gli altri ormai non mi interessano più, quindi cavolo, Cell, scelgo te, prego. Va già meglio di quella di Gon e Goku. Guarida va bene, abbiamo anche Tien insieme agli Ozzo, quindi banner c'è. Fa che sia quello buono. Terzo anniversario, God. Alt. Ok. Solo lui? Non lo accetto, soltanto lui. Dai, qualcosa per... Zammi, anche Cell. A questo punto, voglio anche Cell. Ok. Almeno qualcosa abbiamo vinto. Qualcosa abbiamo vinto. Forse posso finire anche un Ezza con gli androidi. Non riesco ad andare avanti. Magari. Ecco, anche questo. Perfetto. Manca soltanto Cell. Manca solo Cell. Ti prego. Ah. No, sì, di Pan di nuovo, anche qua. Ah, non era l'ultimo. Ah, pensavo fosse quello int. Oddio, comunque abbiamo preso praticamente 4 SSR da questo banner.
1, 2, 3, 4. Perché Future, Dokkan e lui, loro no? Che sono stronzi. Joe è razzista, ragazzi. Ok, va bene. Abbiamo un altro androide. Mi mancava. Abbiamo il C17 e C18 con scambio C16. Abbiamo adesso anche C16. Un casino, va bene. Lui lo porto ad ability. Va benissimo. Per il resto, ok. Mi sembra c'era anche l'Ezza suo, ma non so se ce l'ho. No, nemmeno mi ha allenato. Vabbè. Siamo tornati a 4 stone, per il momento non possiamo farci nient'altro, quindi va bene così. Va bene, dai, signori, almeno un personaggio l'abbiamo portato a casa. Purtroppo non quello che volevo, abbiamo preso un personaggio secondario, se non terziario. Però se a questo punto pescassi Cell, avrei due personaggi da mettere nel team insieme con lui. Li vedremo, dai, nei prossimi giorni, top grossing, qualcos'altro, sicuramente combineremo. Io spero di farmi almeno un altro giro su una delle due summon. Vediamo quante stone riusciamo a accumulare. E vediamo. Signori, io spero che il video vi sia piaciuto e spero che almeno voi, se avete pullato in queste due banner, almeno un personaggio dei due o entrambi l'avete già portati a casa, signori. Dai, concludiamo questo video, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.